Cari amici della Chiesa, siamo qui nella parrocchia del Santissimo Crocifisso in Chieti Scalo. Sono qui con Don Guido Carafa, sacerdote e parroco di questa parrocchia. Siamo per celebrare l'esaltazione della croce. La parrocchia è dedicata al Santissimo Crocifisso. Don Guido, dici qualcosa. Prima di tutto un saluto caro e affettuoso stando ai piedi della croce, proprio come è stata Maria e Giovanni il discepolo amato. Festeggiare la croce è un paradosso, ma è il paradosso cristiano, perché la croce per noi cristiani, da strumento di morte, da patibolo infame, diventa albero di vita e diventa il luogo della salvezza. Il momento in cui il Signore dà tutto se stesso per amore nostro. Allora, che significa per noi cristiani esaltare la croce? Sicuramente mai esaltare la morte, ma vivere appieno quel mistero che fa della morte il punto di partenza della salvezza. La morte è morta sulla croce. E da questo noi, ognuno di noi, attinge quella sorgente di speranza che è nella risurrezione e nella vita eterna. Allora, cosa dire della croce? Mi piace quella bellissima espressione, guardate colui che è stato trafitto, perché dalle sue piaghe noi siamo stati guariti. Esaltare la croce significa oggi porci ai piedi di Gesù, entrare nelle sue piaghe, entrare nel suo costato. E sapere che quel sacrificio cruento è diventato per noi la salvezza più bella, il dono più grande che Dio potesse farci, quell'amarci fino alla fine. Nella preghiera eucaristica terza, e concludo, noi diciamo nella notte in cui veniva tradito. E credo che tra tutte le preghiere eucaristiche questa sia una delle più belle, perché nella notte in cui veniva tradito, sembra essere l'umiliazione più grande che il Signore possa subire, ma da quell'umiliazione Lui ha saputo trarre vita. Allora l'augurio è questo: non scoraggiamoci mai davanti alle piaghe, alle umiliazioni, alle sconfitte, non perdiamo mai la speranza neanche davanti alla morte, perché il Signore ha vinto la morte e noi siamo eredi e compagni di questa vittoria. Allora esaltare la croce significa salire su quell'albero della vita, stare con il Signore per tutta la vita e iniziare sin da qui il regno di Dio, che è quel regno di luce, di pace e di giustizia, ma che è anche quel regno eterno dove ognuno di noi sarà capace di vivere per sempre nell'amore. Perché il Signore possa risplendere con la sua luce e la sua forza. E l'Onnipotente benedica voi e benedica tutti noi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Questo è il segno della croce, che è il segno della salvezza. Cari amici della Chiesa, siamo in cammino con Monsignor Panfilo Argentieri. Stiamo celebrando le festività in onore della Madonna della Dolorata e del Santissimo Crocifisso, ovvero dell'esaltazione della croce. Festeggiamenti sono in corso in tutta la regione. Nella nostra provincia a Vasto si celebra appunto l'esaltazione della croce nella parrocchia di Sant'Antonio di Padova e poi celebrazioni un po' dappertutto. E ricordiamo che le celebrazioni partono appunto dal 14 settembre 327, credo, in occasione del ritrovamento della croce di Sant'Elena, che fece un viaggio a Gerusalemme dopo il primo concilio di Nicea indetto dall'imperatore Costantino. Quindi celebrazioni partono da tanto tanto tempo per l'esaltazione della croce e poi, giustamente, giorno 15 abbiamo le celebrazioni della Madonna Addolorata. Quindi, Don Panfilo, io chiedo a lei due parole di conforto a questa umanità un po' persa nella sofferenza per individuare i caratteri di questo dolore, ecco, il dolore della Madonna. Carissimi, innanzitutto ringrazio Nando, ringrazio voi per l'opportunità di poter dire una parola di incoraggiamento, di sostegno e di fede a tutti quanti voi. Penso che ognuno di voi condivida il mio pensiero
sulle varie celebrazioni della Madonna, i momenti più belli della sua vita, dalla Divina Maternità fino all'Assunzione, ma il momento più toccante, ciò che brucia il nostro cuore e che ci tocca più profondamente, è contemplare la Madre di Gesù e la Madre nostra ai piedi di quella croce dalla quale pendeva il Figlio. Voi mamme soprattutto che avete tanti, tanti dolori e tante sofferenze per i vostri figli, dovete essere consolate, confortate, sostenute dalla Madre dei dolori in quanto tale, perché la Madonna è colei che veramente riassume in se stessa i dolori dell'umanità e attraverso il Figlio che offre al Padre ottiene con quelle lacrime, con quel dolore, la salvezza per ciascuno di noi. Non dimenticate mai questa gioia, non dimenticate mai questa speranza, non dimenticate mai di appartenere a una madre che condivide le vostre sofferenze, soprattutto nel momento di smarrimento e di incertezza. Abbiate sempre la forza di sostare ai piedi di quella croce del Figlio, confortati e consolati, sostenuti dalla Madre. Grazie delle belle parole. Ringraziamo dunque Monsignor Panfilo Argentieri e un saluto, un sorriso da Nando Marinucci e da Monsignor Panfilo Argentieri.